Oggi parliamo di Leonardo da Vinci che nasconde spartiti nelle sue opere. Questa qua la conosciamo tutti, l'ultima cena, tutti conosciamo anche Da Vinci. Non so se tutti sanno che fu anche un, perché non si faceva manca niente, anche un musicista, suonava la lira. E a quanto pare in questo dipinto nasconde un pentagramma. Giovanni Maria Pala, che nota la disposizione dei pani e pensa che queste potrebbero essere delle note. Dalle mani degli apostoli possiamo anche ricavare il pentagramma. Inizia a suonarlo, ma non viene fuori niente di sensato. Al che si prova facendolo al contrario. Noi sappiamo il pentagramma, lo leggiamo da sinistra a destra, io destra e sinistra non ho ben capite, ma se lo leggiamo al contrario invece appare una melodia di senso compiuto, probabilmente in sol minore, un adagio in tre quarti, e niente, io direi di andarcelo a sentire a questo punto.